grazie per la presenza, perché credo fosse anche doveroso da parte nostra, visto che hanno parlato un po' tutti quanti in reazione a questa situazione, che anche la squadra, che è la parte attiva, la parte lavoratrice, e la parte, consentimi di dire, anche che ha fatto meglio adesso in questo contesto, dicesse la sua. Perché sembra che questa squadra non esista, sembra che questi lavoratori non esistano, sembra che noi possiamo sparire da un momento all'altro come se fossimo manco passati per l'Aquila. Questo francamente lo riteniamo inaccettabile. Lo riteniamo inaccettabile perché al di là dei risultati sportivi, come leggete nel comunicato, rivendichiamo di altissimo livello, perché in questo momento, a questo punto del campionato, siamo a 3 punti dalla terza in classifica, abbiamo raggiunto già una matematica salvezza, e tutto questo con una quantità di difficoltà che credo fate fatica anche a descrivere giornalmente nelle varie testate. Questa squadra non deve dire qualcosa, insomma. Noi abbiamo assistito dall'inizio della stagione, abbiamo avuto tantissime date che devono essere decisive per il nostro futuro, per il raggiungimento di una tranquillità calcistica. Queste date si sono susseguite dalla partenza, insomma, il 30 di luglio a Palazzo Fibbioni, dove sono incontrati gli imprenditori che dovevano subentrare con l'attuale proprietà, dal closing del 37, scusa, la presentazione abbiamo fatto il 31 agosto nella sala consigliare del comune, al closing del 30 settembre che non è avvenuto, al 28 novembre il primo CDA in cui si è dimesso Antonio Lanucci, che è stato il primo amministratore dei 5 che abbiamo avuto fino a questo momento, che si sono cambiati in un mese, quindi ricordiamo ovviamente anche Piero Rotilio, che ora è qui con noi ancora come primario, come accompagnatore. Abbiamo avuto Giulio Dionisi, abbiamo avuto Corrado il giudice, e attualmente c'è David Miani, quindi 5 amministratori. E una proprietà che è composta non soltanto da Corrado Chiodi, ma da 12 soci. Anzi, approfitto per ricordarli, perché molto spesso si parla di soci, ma c'è anche Chiodi Corrado, Valentini Stefano, l'OTM SRL, Cipriani Stefano, Melillo Giuseppe, Bruno Monte Antonio, La Rossi Edilizia, Mancini Massimo, Saracino Alessio Vittorio, Ottavio Roberto, Alfa SRL, Mac Ute Maria. Questi sono i 12 soci che compongono il direttivo dell'Aquila Calcio in questo momento. E dopo il 28 di novembre c'è stato l'8 marzo, che doveva essere la data in cui il bilancio sarebbe dovuto essere approvato e noi avremmo dovuto trovare anche nuova linfa per questa stagione. Ecco, tutto questo noi abbiamo assistito come? In una maniera solo, lavorando in una maniera giusta. Penso che di questi ragazzi in città nessuno possa dire una parola sbagliata, perché loro è stato ineccepibile sotto ogni punto di vista, e i risultati sportivi ne hanno ottenuti. Io sono qui da più di un anno in casa, mi pare che abbiamo perso una partita solo con Castelfidardo, a parte quella iniziale, dove l'ultima volta ho visto del pubblico qui allo stadio Gran Sasso di Idro a Concia, che però era per contestare a fine partita dopo i vari vicissitudini della gestione precedente alla nostra. Credo che siamo capitati purtroppo nel momento che io ho definito la tempesta, che abbiamo definito la tempesta perfetta, perché in questo momento apposta c'è una proprietà che ha difficoltà, non riesce, non vuole, non riesce a collarsi determinate cose, anche se bisogna dire che oggi abbiamo avuto un incontro con loro e ci hanno dato un piccolo segnale di positività, ma questo non toglie che c'è da fare ancora molto. C'è un tifo che da marzo scorso è in protesta assoluta e non frequenta più lo stadio, quindi ci viene a mancare anche il sostegno da questo punto di vista nelle partite casalinghe, oltre a essere ovviamente coreografico, anche economico. L'amministrazione comunale, che ovviamente è insediata, si trova a avere a che fare con la proprietà, con la quale ha delle pendenze anche da risolvere. In sostanza noi siamo soli, questo è il concetto principale. Quindi nonostante questo, questi marinai sono sempre rimasti al loro posto, nonostante queste onde altissime, e soprattutto, a parte esserci stati, ci vogliono restare fino a fondo, perché come ci è stato chiesto più di una volta di andarcene via, di smettere di staccare la spina all'Aquila Calcio, oltre a non essere possibile per noi che siamo dipendenti, ma soprattutto sarebbe a parte una figura di carattere
carattere mondiale dal punto di vista calcistico, veramente brutto. E poi sarebbe ingiusto per questi lavoratori che apposta, si parla sempre di mercenari, si parla sempre di calciatori, di partecipanti a questo mondo del calcio come gente che guarda soltanto i soldi, questi ragazzi qui hanno lavorato e va sicuro che li faccio lavorare, anche oggi lavoreranno in maniera indefessa, non percependo, non avendo le opportunità minime anche per una squadra di calcio di questo livello di serie D, anche dal punto di vista logico organizzativo. Quindi quello che noi rivendichiamo, che abbiamo voluto apposta anche fare questa conferenza stampa qui sul campo e tutti insieme, rivendichiamo il fatto che noi meritiamo un trattamento migliore, meritiamo un finale di stagione, meritiamo il nostro campo per allenarci e per giocarci e meritiamo la possibilità di completare questa stagione con lo stesso impegno e con la stessa volontà che abbiamo messo prima. Questo è il nostro punto di vista. Quindi da questo assunto, pur rispettando tutte le opinioni, tutti, perché c'è chi vuole probabilmente che la riparta da un certo livello, c'è chi vuole che ha altre idee. Io vedo che non capisco perché non si debba noi dover completare questo campionato. Allora chiediamo aiuto alle persone di buona volontà, siamo sempre stati dignitosi, non abbiamo mai chiesto niente, le poche cose che abbiamo ricevuto sono state soltanto frutto di buona volontà di qualcuno. Però noi vogliamo finire questo campionato, riteniamo di meritarlo e quindi chiediamo alle persone, e ce ne sono tante qui all'Aquila che possono dare una mano da questo punto di vista, di aiutarci a portare a termine il nostro compito. Detto questo, vedendoci anche intorno, guardando un po' in giro, io vivo in una città che è Arezzo, non è la mia, sono romano, però vivo a Arezzo, che è una città che dal punto di vista di potenzialità rispetto all'Aquila è molto molto meno, e si è visto che in pochi giorni per la squadra sono stati raccolti 350.000 euro senza neanche sapere se l'istituto fallimentare gli permetteva l'esercizio provvisorio, quindi è stato fatto esclusivamente per amor di maglia. Noi non abbiamo mai chiesto questo, però sicuramente non chiediamo di poter andare avanti nel nostro lavoro, perché questo gruppo l'ha meritato, almeno questo è il sunto del discorso che abbiamo fatto attraverso il comunicato che ho messo a disposizione vostra per leggerlo. Quindi il mio messaggio, il nostro messaggio, il messaggio della squadra, il messaggio dei collaboratori e di chi è rimasto con noi, quindi siamo 27 giocatori, 5 collaboratori, 5 fra tecnici e collaboratori tecnici e 2 fra 3 fra magazziniere che ci dà una mano, Biondi, team manager, e abbiamo Formica come assistente sanitario, come massaggiatore e terapie. Questo è quello di cui è composta in questo momento la squadra. C'è un appello anche ai tifosi? Con i tifosi abbiamo parlato tante volte, la loro linea è stata, penso, chiara sempre, non entrando allo stadio, e abbiamo letto anche chiaramente il comunicato fatto sia congiuntamente dai Red Blue Eagle e dal Supporter Trust. La loro idea probabilmente è diversa, è quella di chiudere questa agonia, come giustamente dal loro punto di vista viene valutata. Però in questa agonia, in mezzo a questa agonia, ci siamo noi 35-36 persone che siamo rimasti, che abbiamo veramente onorato i colori che indossiamo sempre un grosso orgoglio. Questo segnale di chiodi di cui ho parlato, a che cosa è riferito? Sì, praticamente penso sarà questo, anche se ovviamente le difficoltà complessive restano, perché la squadra ha delle aspettanze arretrate che sono maggiori, però ti ripeto, parlare di chiodi soltanto è relativo, perché si deve parlare di una proprietà dell'Aquila Calcio che ha 12 soci, e in questo contesto su quello bisognerebbe far pressione. Poi ovviamente noi abbiamo bisogno, oltre che dello stipendio, per portare avanti la possibilità di allenarci su questo campo, la possibilità di giocarci, e anche in questo abbiamo bisogno possibilmente della mano del comune, pur capendo che ci sono delle situazioni che sono complicate dal punto di vista amministrativo, che però purtroppo non riguardano, anche se noi siamo dei dipendenti, non riguardano 30 persone che sembrano 30 esodati, quindi bisogna un pochino sensibilizzare anche questa situazione, perché la responsabilità nostra è di chi è alla fine complessivamente. Questo è quello per cui noi ci siamo messi di fronte alle telecamere, non avendo mai cercato, non essendoci mai lamentati, non essendoci mai fermati a guardare i nostri guai, ma andando avanti al nostro lavoro. Mister, l'incontro è stato solo con Chiodi? Sì, oggi sì. E vi ha detto altro, cioè vi ha parlato di altro? Ci sono delle date ovviamente da rispettare, c'è il 23 la convocazione della nuova assemblea per l'approvazione del bilancio.
e mi è sembrato, il suo punto di vista ci è sembrato, se non sbaglio, essere positivo riguardo. Positivo in che termini? Rispetto all'intenzione di certificare questo bilancio? Questo è quello che ci è stato detto, poi ti ripeto, non è compito mio, non è né firmarlo, né approvarlo, né prepararlo. Ti dico, l'incontro è stato in questi termini, quindi è ovvio che noi auspichiamo a questo, perché per quanto riguarda noi, la nostra unica certezza, ed è una delle ragioni per cui anche il posto di lavoro non si è mai abbandonato, perché ci piace, poi materialmente starci, ci piace giocare, però noi abbiamo anche dei regolari contratti sportivi per la categoria, dove i giocatori devono rispettare anche le regole, cioè presentarsi al campo, allenarsi, giocare le partite, quindi quando ci si chiede di non giocare è come se ci si chiedesse di tagliarci un braccio, e questo non possiamo farlo. Comunque abbiamo la nostra associazione dei calciatori, che sono spesso in contatto con loro, d'altronde abbiamo fatto anche una riunione con tutti i capitani un lunedì fa, e loro hanno determinate regole, quindi noi ci dobbiamo attendere a queste. Possiamo sicuramente non scendere in campo la domenica, ma soprattutto, come dice il mister, perché noi viviamo con passione questo lavoro. Quello sicuramente no, noi abbiamo preso un impegno, tutti insieme lo porteremo al termine, sperando che ce lo facciano portare a termine, soprattutto questo. Altre domande? Volevo dire apposta un'ultima cosa, che poi è comunicato, e forse una delle cose di cui vado più piano, mi si chiede di tifosi. Una famiglia privata, un mesetto fa ci ha offerto la cena, no? Ha fatto una cena, a un certo punto gli ho chiesto, ma perché una famiglia privata ci offre una cena così, spende anche qualche centinaia di euro, specie adesso che non è vicino tanti soldi. Lui mi ha risposto, perché il mio ragazzo gioca a calcio, intanto mi chiede delle paglie di scarpe nuove, se ce l'ha così e qua là, e vi porto voi come esempio, che non avete lo stipendio, non avete tifosi, non avete questo, non avete l'altro, però andate in campo e fate sempre veramente bene, e questo è quello che è stato. Io ho fatto dire veramente ai ragazzi, e forse quello è stato una delle più forti gratificazioni della stagione. Ecco, e soprattutto gli ha ricordato che di fronte a difficoltà non si molla, si sta uniti e si è avanti, quello che questo gruppo ha sempre fatto e che vuole continuare a testimoniare anche oggi. Noi da qua ci si schiona, ragazzi, questi cari. Noi possiamo soltanto limitarci a cogliere i segnali che vengono e provare a interpretarli, non siamo nella testa nei progetti di chi ci gestisce, quindi abbiamo, non è che questa buona volontà comunque sia che accettiamo, perché c'è reale bisogno, non è sufficiente a colmare il vuoto che c'è. Ti ripeto, il grosso peccato complessivo è queste forze che tirano a destra e a sinistra intorno alla Aquila Calcio, e che non sono conciliabili probabilmente in questo momento, e quello ovviamente non consente neanche una semplice gestione delle eventuali risorse che esistano. Potenzialmente questa città potrebbe risolvere i problemi di questa squadra in mezz'ora, per me penso, complessivamente, se qualcuno volesse realmente, alzando qualche cornetta giusta, in mezz'ora si potrebbe risolvere. Se Arezzo ha raccolto 350.000 euro, ve lo dico, ci vivo. Qui si vorrebbe risolvere il problema della squadra per un anno e altri 7-8 a seguire in 10 minuti. Evidentemente in questo momento non c'è la volontà di farlo, ma vi ripeto, non stiamo a chiedere noi di farlo per l'Aquila Calcio o per la società composta da 10 soci che la presiede, noi stiamo chiedendo semplicemente di poter completare il nostro lavoro in una maniera giusta e pur rispettando le opinioni, le difficoltà, le intenzioni di tutti, mantenere dignità e rispetto nei confronti di quello che stiamo facendo.